E poiché tutti loro erano sperduti e confusi, poiché tutti loro venivano dal luogo di amarezza, affanno e sconfitta, poiché tutti loro erano diretti verso un luogo nuovo e misterioso, si raccoglievano insieme, parlavano insieme, mettevano in comune le loro vite, il loro cibo, le cose che speravano di trovare nella nuova terra. Così poteva succedere che una famiglia si accampasse vicino a una sorgente e un'altra si accampasse lì sia per la sorgente sia per la compagnia e una terza perché due famiglie avevano collaudato il posto e l'avevano trovato buono. E al tramonto si ritrovavano raccolte lì 20 famiglie e 20 macchine. Di sera veniva una cosa strana. Le 20 famiglie diventavano una famiglia. I figli diventavano figli di tutti. La privazione della casa diventava una privazione comune e gli anni felici nell'Ovest erano un sogno comune. E poteva avvenire che l'ammalarsi di un bambino gettasse nella disperazione i cuori di 20 famiglie, di 100 persone, che un parto in una tenda mutolisse e raggelasse per un'intera notte 100 persone e al mattino colmasse di gioia per la nuova vita i cuori di 100 persone. E che una famiglia, che fino alla sera prima era preda di sgomento, smarrimento, si ritrovasse a frugare tra le proprie cose in cerca di un dono da offrire per il nuovo nato. La sera, seduti intorno ai fuochi, i 100 diventavano uno. Imparavano a diventare comunità da bivacco, comunità da sera, da notte. Qualcuno estraeva una chitarra dall'involto di una coperta e l'accordava. E le canzoni che tutti conoscevano si levavano nella notte. Gli uomini cantavano le parole e le donne modulavano piano la melodia.